Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video extra. Oggi, oltre a fare un breve unboxing, vi parlerò di una novità che arriverà alla fine del video. Ma intanto cominciamo col primo pacchetto, che è questo qui, e si tratta di un pacco che mi arriva da Daniel Wellington. Come saprete, collaboro da tanto tempo con questa azienda, è stata una delle prime che mi ha dato fiducia, e vi passo già il codice sconto a Seria per avere un bel sconticino col vostro acquisto sul sito Daniel Wellington, che trovate sotto in info box con tutti i loro contatti social. A me piacciono tantissimo i loro orologi e mi hanno inviato l'ultimo arrivato nella loro famiglia, che si tratta del modello Roslin, che mi piace davvero tantissimo e sono contentissimo di potervi mostrare. È contenuto in questa scatola, sono sempre super eleganti le scatole Daniel Wellington, guardate quanto è bella con questo bordino dorato sotto e poi la scritta Daniel Wellington sopra dorata. Mi piacciono davvero tantissimo il packaging dei loro prodotti, e anche quello di Natale, se ricorderete, era molto bello perché aveva due prodotti assieme in una confezione regalo molto molto carina. E andiamo a guardarlo, andiamo a scoprire questo nuovo orologio. Eccolo qui, si tratta di un orologio con cinturino nato in nylon, ma ragazzi, questa volta cinturino color appunto bordeaux più o meno. E ragazzi, lo sapete, con i colori non sono bravissimi, ma è una sorta di rossiccio, diciamo così, rosso bordeaux. Anzi, ditemi voi nei commenti qual è il nome esatto di questo colore. E la cosa che mi piace è l'abbinamento con l'oro rosa e la cassa bianca. Mi piace davvero tantissimo. Questa qui è una cassa da 40 mm, quindi quella più grande, ma esiste anche una versione un po' più piccola. E mi hanno inviato, oltre a questo orologio, sono stati davvero gentilissimi, anche l'altra alternativa di cinturino che è possibile scegliere sul sito, ed è quella lì, blu, con sempre le rifiniture in oro rosa. Oro rosa naturalmente non è il materiale, ma la colorazione, che io definisco così. Ma magari adesso vi mostrerò più da vicino entrambe le colorazioni indossate. Io davvero non so quale scegliere, sono indecisissimo, mi piacciono tutte e due. Ragazzi, come vi ho detto, trovate tutti i link sotto in info box. Io ringrazio ancora tantissimo Daniel Wellington per avermi inviato quest'altro orologio che si aggiunge alla mia collezione. Grazie mille davvero. Ma ragazzi, adesso andiamo avanti con un altro mio acquisto. Eccolo qui, si tratta di un Funko Pop preso su Amazon, che ragazzi cercavo da un po', perché è anche in questo caso un regalo per mio fratello. Lui sta cominciando a collezionare singoli personaggi da tutte le serie TV che segue, e in questo caso gli ho voluto regalare questo Funko Pop, che era diventato abbastanza complicato da reperire e che fortunatamente ho beccato su Amazon. Si tratta di Richard, che è uno dei protagonisti della serie TV Silicon Valley. Ragazzi, io la guardo non con continuità, ma mi capita di guardare ogni tanto qualche episodio. È davvero una serie molto carina, mio fratello invece è super fan, e in questo caso appunto abbiamo Richard, e mi piace tantissimo la scultura dei vestiti perché è davvero molto molto fedele a quella del telefilm. E abbiamo anche in questo caso una posizione molto interessante con le mani in tasca. Io credo di non avere nessun Funko Pop con le mani in tasca, entrambe le mani messe nella tasca della felpa, e questa qui mi piace tantissimo, davvero molto carino, molto simpatiche anche le occhiaie che hanno fatto al Pop. E ragazzi, qualora foste fan di questa serie, vi consiglio di recuperarli adesso perché già cominciano a scarseggiare, nonostante in Italia non sia una serie famosissima. Ma mio fratello è abbastanza famoso per guardare serie TV molto molto di nicchia. Ma adesso ragazzi, passiamo alla cosa che volevo proprio dirvi, perché ho acquistato questa, che è la guida turistica di Berlino. Ebbene sì, quest'estate me ne vo a Berlino, quest'estate vado a farmi una vacanza con la mia famiglia di qualche giorno a Berlino, è precisamente ad agosto, quindi la cosa non intaccherà la programmazione del canale, visto che ad agosto probabilmente non ci saranno video, o comunque video molto molto sporadici, per poi riprendere come al solito
a settembre. Ragazzi, me ne andrò a Berlino, io ancora non conosco moltissimo di questa città, qualora qualcuno di voi ci fosse stato, scatenatevi nei commenti, datemi consigli, ditemi cosa vedere, dove andare a mangiare, cosa c'è di imperdibile, soprattutto quale museo scegliere, visto che ce ne sono davvero tantissimi. Sono davvero molto molto curioso di sapere la vostra opinione su Berlino, è una città che mi ha sempre incuriosito, soprattutto perché sono un appassionato della Seconda Guerra Mondiale, quindi non perderò occasione per andare un po' a visitare anche luoghi storici del nazismo, qualora ce ne fossero. So che c'è un bel monumento dedicato agli ebrei e ci sono anche altri musei come il bunker di Hitler, che però mi hanno detto non è visitabile, quindi fatemi sapere sotto voi nei commenti. E volevo anche approfittarne per chiedervi se vi piacerebbe magari vedere un video vlog, magari uno riassuntivo di tutta la vacanza, perché sto proprio pensando di girarne uno, come sicuramente lo farò anche a Milano all'Harry Potter Exhibition che visiterò il mese prossimo, quindi questa qui la visiterò a luglio, ve lo ricordo, qualora foste interessati ragazzi contattatemi, magari ci si becca lì alla mostra i primi di luglio. E ragazzi, a questo punto, detto questa novità di Berlino, che era più un appello nei vostri confronti per sapere qualcosa di più su questa bella città e magari qualcosa da non perdere, io più che affidarmi alle guide di solito mi affido all'esperienza di chi c'è già stato. E quindi ragazzi, visto che ho a disposizione quasi 11.000 persone che possono darmi un consiglio, ben venga. Bene, detto questo ragazzi, vi terrò aggiornati anche sul mio prossimo viaggio e io vi ricordo che qualora il video vi fosse piaciuto lasciate un mi piace, commentate, condividete, se non foste iscritti, e noi ci vediamo naturalmente prestissimo con tantissime altre novità. Ciao!